Buongiorno amici e bentornati sul Bruscarage. Buona domenica e in quanto domenica riniziamo con la rubrica I vostri video. L'altra volta ho detto i video dei lettori, qualcuno mi ha detto: voi non sapevo di essere un lettore guardando i video di YouTube. Lo so, avete ragione, è stata una dicitura un po' romantica se vogliamo, no? Derivante sempre dal fatto che la stampa è il primo amore, no? Cioè i giornali sono stati il primo amore insieme ai modellini per noi appassionati di auto. E quindi così avevo sempre in mente le rubriche, la voce dei lettori, i problemi dei lettori, le domande dei lettori. E vabbè, insomma, non siamo qui a formalizzarci troppo. E che diamine, abbiamo altre cose più importanti a cui pensare. E al limite fa chi vuole, problemi che ne vengano. Allora oggi torna un video di uno di voi. Io l'ho detto, mandatemi i vostri video, io li guarderò e se saranno, diciamo, interessanti e non vi metteranno in ridicolo, no, perché insomma, devo tutelare anche i lettori, i vedenti, come li chiamiamo? I vedenti, i visionatori. E allora, ragazzi, oggi torna Davide Ferri, mitico Davide Ferri. Guardate, un ragazzo giovane ma davvero posato, insomma, ha una bella conoscenza già dei motori, ha una già buona esperienza anche di guida, nel senso che ha provato tante macchine per l'età che ha, 20 anni, e, insomma 19 anni, 20 anni. L'anno scorso si è comprato una macchina da neopatentato. Lui aveva già una Panda in famiglia che avrebbe potuto usare, ma facendo tanti chilometri tutti i giorni ed essendo un appassionato di auto, che cosa ha fatto? Ha cercato di comprare l'auto per neopatentati più bella e che facesse al caso suo. Quindi che cosa ha fatto? Si è messo a cercare una Rara A3 1.6 turbo diesel da 90 cavalli, la versione codice di fabbrica 8P. Quindi ha fatto una ricerca che è durata qualche mese e poi ne ha trovati un paio al nord, una era a Torino, una era a Bergamo. Alla fine ha propenso per quella di Bergamo, che si è portata a casa a novembre dell'anno scorso con una cifra che adesso ci dirà e vedrete, e dovendo affrontare una serie di lavori per mettersela tutta a puntino. Diciamo che ha una macchina di 10 anni, perché è un novembre 2011, ma che ha delle caratteristiche di qualità intrinseche che la rendono ancora una macchina fruibilissima, comodissima, sicurissima e che alla fine della fiera, fate due conti quando poi vedrete il video e capirete che ha una macchina sì che è usata, ma che si comporta come e forse anche meglio di tante macchine nuove e è sicuramente una scelta difficile, nel senso che ce ne sono poche, ma secondo me intelligente. Turbo diesel, per chi non ha problemi di blocchi nelle città, come nel sud Italia o come comunque fuori dal centro, fuori dal nord, è sicuramente, secondo me, una macchina molto interessante. Bravo Davidino che ce l'ha raccontata dopo i cancelli a quattro ruote da corato, durante il lockdown e dopo la prova dell'ML430 di Danielone, ancora torna sul canale. Buona visione, buona domenica, iscrivetevi a questo canale se vi fa piacere, ci vediamo al prossimo video e buona passione a tutti. Ciao dal vostro amico Bruce. Buonasera amici del Bruce Garage, buonasera a tutti dal vostro Davide Ferri. Qualcuno di voi si ricorderà di me per i celebri cancelli a quattro ruote registrati, diciamo, a Corato in quel periodo lì di marzo-aprile 2020, durante, non so, quei lockdown lì. E niente, adesso siamo sempre a Corato, siamo in territori un po' più agricoli, però siamo sempre a Corato, diciamo. Prima avete visto l'inquadratura proprio nella morgia, adesso siamo, diciamo, su una strada un po' più trafficata.
non siamo, diciamo, più di tanto su un cancello, se vogliamo. Siamo su un Audi A3 1600 TDI 90 cavalli 8P, diciamo, codice modello del novembre 2011, quindi fine 2011, allestimento Ambition, quindi diciamo il top di gamma, se vogliamo, di quel... Sì, era il top di gamma, poi da lì si poteva mettere l'S-Line, gli accessori, eccetera. Vabbè, la macchina a livello di accessori ha... vabbè, comunque non è carente, assolutamente. Climatronic Bizona, sedili sportivi riscaldati, volante in pelle a tre razze con comandi multifunzione, navigatore satellitare messo aftermarket dal proprietario, non è l'MMI Audi, è di un'altra marca che però è molto buono, mi trovo bene, funziona bene. E sensori di parcheggio avanti e dietro, cruise control, cerchi in lega da 17, assetto sportivo ribassato, vernice grigio ametista, introdotta proprio sul modellier 2011 e tenuta poi fino al, diciamo, alla fine della produzione di questa macchina, che è avvenuto a giugno 2012 per poi far spazio alla 8V, mi pare, che era il modello successivo. Vabbè, e l'ho acquistata praticamente a novembre 2021 a Bergamo per 7.000 euro più il passaggio di proprietà, 7.300 euro. E da novembre 2021 fino ad ora l'ho acquistata che ne aveva 118.000 km, adesso ne ha 130.500 e quindi la macchina, ecco, la uso. Perché l'ho acquistata? L'ho acquistata perché, essendo neopatentato, mi serviva una macchina che fosse comunque in regola, no, col codice della strada, così se qualcuno mi dovesse fermare io comunque sto guidando una macchina che posso guidare. Però allo stesso tempo mi serviva una macchina che non fosse, insomma, così, un giocattolo. Da quando l'ho acquistata fino ad ora, allora io praticamente appena l'ho presa a novembre ho fatto fare comunque un bel tagliandone generale corposo dal mio meccanico. Ho fatto fare, un kit di distribuzione completo, ho fatto fare valvole GR che si era fottuta praticamente perché forse stanno in città, eccetera. E quindi la valvola GR l'ho fatta togliere, perché alla fine ho fatto anche poi riprogrammare la centralina, chiaramente. Poi questa macchina aveva un difetto, diciamo, grande di questo motore. Aveva un difetto, vabbè, la macchina poi a livello di, ecco, cosa vi posso dire, che a livello di rifiniture, materiali, è messa molto molto bene, veramente un grande senso di solidità nonostante gli anni. I punti critici: il bracciolo, che la chiusura, la chiusura dello scompartimento del portaoggetti si rompe, si spacca, quindi non si chiude più, rimane aperto. E no, per il resto in realtà non ci sono grossi difetti. Questa è la cosa, che le alette parasole che tendono a, il gancetto tende a spezzarsi. A parte questo, nient'altro. Invece a livello motoristico, il 1600 TDI aveva il difetto degli iniettori che o battevano o che perdevano, e quindi io ho fatto fare iniettori che andavano rifatti, perché compariva la spia motore fissa e la spia delle candelette che lampeggiava, e quindi ho fatto rifare appunto kit distribuzione, GR tolta, iniettori, coperchio punterie, ogni tipo di olio cambio, olio motore, vabbè, dischi freno, pastiglie freno, tutti i filtri, tutto, ho fatto fare veramente ogni tipo di lavoro possibile, immaginabile, ecco. Quindi adesso la macchina è in perfetta efficienza. Se vogliamo trovare il punto critico, non della di questo esemplare, ma che non ha niente a che vedere con, diciamo, cioè, è la carrozzeria, che essendo che questa macchina veniva parcheggiata per strada, insomma, ha dei segni comunque sui paraurti, ma comunque a me della carrozzeria non interessa niente. Ho messo le gomme nuove, tra l'altro qualche settimana fa mi è capitato di prendere
una pietra ho squarciato l'anteriore destra e si è anche spaccato il cerchio, perché comunque andavo a 80-90 km all'ora e l'ho presa proprio in pieno. La macchina sta bene in strada comunque, e quindi già che ci stavo, insomma, il cerchio l'ho fatto riparo, ho fatto rettificare i cerchi, ho fatto mettere le gomme nuove avanti, perché comunque nel frattempo ci avevo fatto altra strada. Questa come gomme c'ha delle Bridgestone Weather Control A005 Evo, quindi diciamo l'ultimo ritrovato di Bridgestone nell'ambito delle quattro stagioni, con cui io devo dire mi trovo bene. Io diciamo ho notato il difetto principale delle quattro stagioni è che magari perdo un'aderenza, la macchina va un po' troppo facilmente in certe situazioni in power slide, diciamo, quindi quando magari stai con una marcia un po' più alta, tipo entri in terza o in quarta in curva, magari hai una velocità non eccessiva, diciamo, hai una velocità, ecco, non adatta alla marcia, magari devi scalare, acceleri, la fai un po' più copiosa la curva e vedi che magari la macchina scivola, cioè proprio dalla sensazione di scivolata. Come macchina, ragazzi, io mi sento di consigliarvela. Allora, tralasciando i costi sostenuti, che vabbè, magari voi avete la fortuna o la sfortuna di trovare un esemplare con più lavori da fare o con meno lavori da fare, ma generalmente sono macchine che non danno problemi, a parte questi pochissimi difetti noti, sono macchine che non danno problemi, non danno problemi. E mi trovo veramente bene, la macchina restituisce un grande senso di solidità e affidabilità dei materiali e di tutto, del volante, del cambio, dell'acceleratore. L'acceleratore è incernierato al pavimento, diciamo, quindi bello, cioè questo fatto, che adesso anche sulle macchine di adesso molto spesso lo si trova, diciamo, a pedale come il pedale del freno, no? Diciamo attaccato in alto, invece con questo è incernierato, quindi ti permette di modulare meglio l'accelerata, insomma. E come senso di proprio solidità, affidabilità, è molto superiore rispetto a tante altre macchine più moderne che si trovano in giro adesso. Cioè, a parte che ha una maneggevolezza, un dinamismo veramente, ragazzi, cioè il motore, ok, se uno si vuole divertire compra il 2000 TDI da 170 cavalli, o meglio ancora la S3 o la RS3, spacchi il mondo secondo me. Ma anche questo motore, devo dire, assolutamente non gli manca, cioè guidandolo, anche se vabbè ha 90 cavalli la macchina, ma guidandolo, cioè io sto in quinta, 2000 giri, accelero 120, 130, 140, cioè ecco, va, adesso la statale è completamente libera, non c'è nessuno, quindi ha potuto fare questo. Come consumi non ne parliamo, perché guidandola così come sto guidando io, diciamo 100, 110 statale, accelera, freno, cioè fa 18 km con un litro, portata diciamo velocità di crociera invece, e anche velocità magari un po' più basse, se si rispettano i limiti con questa, cioè se il limite è 90 e tu vai a 90, se il limite è 70 vai a 70, fai 25-26 km con un litro a ridere, proprio veramente incredibile. E quindi mi trovo molto bene. Come macchina è veramente veramente ben fatta. Andiamo a fare questa curva un po' allegra, ragazzi, ma che ve lo dico a fare, comunque alla fine è sempre un'auto, cioè tu quando gli vai a chiedere la performance comunque te la dà, non ti farà il record di velocità massima, ma comunque è sempre comunque un livello, diciamo, ecco, medio alto. Vi dico che in famiglia noi, diciamo, ovviamente questa non è l'unica macchina che abbiamo, questa è la mia macchina, poi abbiamo l'Audi Q3 Sportback plug-in hybrid, abbiamo la T-Rocker, la Volkswagen T-Rocker, quella col motore della Golf R, quindi quello da 300 cavalli, abbiamo, diciamo, abbastanza macchine, abbiamo altre macchine, poi Panda 500L del 70 e altre macchine, insomma,
questa è quando scendi. Quando scendi dal Q3, quando scendi dalla T-Rock e sali su questa, a livello di guida, di affidabilità, di diciamo sensazioni, non accusi niente, cioè non ti viene da dire no, ma questa si vede che è più vecchia. Assolutamente no, ma veramente ve lo dico. Anzi, rispetto alla T-Rock, vi dico anche che questa rispetto alla T-Rock è meglio, perché nonostante la T-Rock R sia praticamente il top di gamma assoluto della T-Rock, sia come motore che come allestire, quello è proprio il top di gamma assoluto. Plastiche rigide ovunque, non c'è una plastica morbida in quella macchina, cosa che invece qui fanno da padrone. Questa macchina è piena di moquette, plastiche morbide, pelle sul volante, sul pomello del cambio, sul freno a mano. E veramente, cioè, insomma, come dire, si vede che è un Audi, e la T-Rock si vede che è una Volkswagen. Cioè, la T-Rock, devo dire, sui montanti ha qualche, ogni tanto quando vedi qualche fosse senti qualche scricchiolio o qualche cosa che su questa assolutamente no. Ma lo state sentendo adesso, noi comunque stiamo andando su una strada di campagna, cioè un po' piena di dunette, eccetera. La macchina è un salotto, cioè salotto. I cerchi da 17 hanno un po' di frusci, diciamo, però sono dei 17, se metti 16 non neanche te ne accorgi di della strada. Questi sicuramente a livello dinamico rendono di più rispetto ai 16. E va bene, quindi diciamo impressioni generali ottime, i difetti ve li ho raccontati, vi ho raccontato i pregi, vi ho raccontato le sensazioni, i costi affrontati. Insomma, penso di essere stato esplicativo. Dal vostro Davide Ferri per il Bruce Garage è tutto. Buona serata a tutti, buongiorno, insomma, e se non ci dovessimo rivedere, buon pomeriggio, buongiorno, buonasera e buonanotte, direbbe Jim Carrey. Un saluto a tutti. Ciao ciao.